Ciao, io sono Nata Gemini e oggi un video collaborazione in cui andremo praticamente non a collaborare ma a farci delle domande. Il canale con cui collaborerò per questo video è World of Amigurumi, un canale che crea amigurumi, ma è veramente veramente molto bravo. Già avete visto, mi sa, se comunque siete andati indietro nel tempo, un video in cui ho collaborato con lui facendo praticamente un video dal punto di vista artistico, in cui io ho realizzato per lui una bacchetta di Sambuco e lui ha realizzato il drago della città incantata. Ma basta parlare, iniziamo subito a entrare nel pieno del video. Quindi partiamo con le domande. Quale rango sociale hai ricoperto tra i ragazzi a scuola? Bella domanda. Quale rango sociale? Diciamo che io a scuola ero il silenzioso, cioè nel senso, spiego. Non è che alle pause, alle recreazioni ero silenzioso, ero taciturno, anche perché stavo insieme a tutti gli altri. Andavamo fuori a chiacchierare. E più che altro ero il silenzioso nelle lezioni. Silenzioso perché praticamente stavo a testa china a disegnare tutto il tempo. In pratica avevo i miei quaderni che erano pieni di disegni. Anche se alcune professoresse mi dicevano proprio: Francesco, disegna perché vai meglio, capisci meglio. E quindi l'ho preso, prendevo la parola quello che mi dicevano. Comunque, come rango sociale, alla fine ero una persona, diciamo, tranquilla, non stavo né da una parte né dall'altra, non ero né il coatto di turno pauroso che metteva paura ai più piccoli, neanche quello, il difensore della giustizia. Tranquillo, mi facevo i cavoli miei. Percorso di studi? Allora, il percorso di studi io ho frequentato l'Istituto Tecnico Industriale Informatico, quindi dovrei essere un perito informatico. No, sono un perito informatico. E poi ho iniziato l'università e sono laureato in economia. E penso basta, adesso sto studiando inglese perché vorrei prendermi qualche certificazione in inglese. Cosa sognavi di diventare da piccolo? Da piccolo piccolo volevo diventare biologo marino, poi astronauta, poi diciamo che mi sono un po' trasformato e avrei voluto lavorare con la mia arte, anche se è difficile lavorare con l'arte. Diciamo che sì, il mio sogno è quello di poter mangiare, quindi trovarmi da mangiare con ciò che creo io, con la mia arte. Però da piccolino volevo diventare un bel biologo marino. Amavo il mare e lo amo tuttora. C'è un posto nel mondo in cui vorresti andare o in cui ti piacerebbe vivere? Allora, per me è molto particolare perché ho girato parecchi posti. Un posto in cui vorrei andare è il Giappone, ma non il Giappone tipo Tokyo. Mi piacerebbe più andare verso Kyoto, Nara, andare a vedere quei paesini più sperduti. Infatti sono molto affascinato dai video di Marco Togne, che fa vedere tutti quei posticini strani, quei posticini particolari. Posto in cui vorrei andare a vivere, io qui in Italia mi trovo una favola, devo dire la verità, mi trovo veramente molto bene. Come ambiente, magari, forse un posto dove mi ritroverei bene è la Spagna. Non mi troverei male in Spagna, penso. Però altre parti del mondo, per esempio, sono stato a New York e non ci vivrei mai. Previamente sono stato in Irlanda, ma anche lì non ci vivrei mai. Troppo buio, troppo... no, non buio. Troppo freddo, non mi piacerebbe. Cosa ti piace fare quando sei da solo? Quando sono da solo mi piace molto disegnare. Passare le ore a disegnare. O comunque progettare qualcosa di creativo. Oppure gioco a Hearthstone. O mi metto a leggere qualche libro. Anche se diciamo che leggo la sera, non il giorno. La sera mi piace di più. Però la cosa principale che faccio è giocare a Hearthstone e disegnare. Quale altro hobby hai, oltre a quello che fai su YouTube? Quale altro hobby? Quindi, altro hobby oltre a intagliare il legno? Ho tanti hobby. Mi piace, come già detto nella scorsa domanda, disegnare. Mi piace leggere e cercare comunque autori particolari, come per esempio adesso ho scoperto Neil Gaiman e mi sto leggendo tutti i libri di Neil Gaiman. Oppure, per esempio, mi è successo di cucire gli abiti per cosplay. Ma un'altra passione è quella della cucina. Diciamo che mi piace veramente tanto cucinare. Questo perché mi piace tanto mangiare. Cioè,
non lo metto in dubbio che mi piace veramente tanto mangiare, ma anche cucinare. Canale preferito o quello a cui sei più affezionato? Devo dire la verità, non ho un canale preferito. Seguo molti canali perché i miei gusti comunque spaziano in vari campi, soprattutto comunque nella parte artistica o nella parte creativa, allargando il termine. Il canale a cui sono più affezionato è uno che praticamente seguo da sempre, da quando è nato, ed è quello di Cane Secco, perché ogni volta che fa uscire un video sto lì attaccato a capire come l'ha fatto, cercare di capire come l'ha fatto, comunque lì incastrato, perché mi affascina veramente troppo. Sì, devo dire che Cane Secco è quello a cui sono più affezionato. Anche se un altro canale a cui sono affezionato è quello di Non Aprire Questo Tubo, di Claudio Di Biagio. Come pensi di sentirti quando tra qualche anno rivedrai i tuoi vecchi video? Bella domanda, sinceramente non lo so. Potrebbe darsi che magari dico, guarda un po' sto che cacchio facevo. Oppure, meno male che ho fatto queste cose perché ho incontrato tanti amici, ho incontrato tante persone. Oppure, che bel periodo che era quello in cui praticamente venivo apprezzato per le cose che andavo a realizzare. Perché comunque, alla fine, diciamocela tutta, caricare video, alla fine lo fai giusto perché è una soddisfazione interna. Quindi andare a rivedere i video e la gente comunque che commenta e che piace e che a cui piace ciò che carichi è solamente una grandissima soddisfazione, un'enorme soddisfazione. Cosa ti ha spinto a caricare i video che realizzi? La storia inizia che io già caricavo dei video, ma dei video praticamente speed drawing, oppure io che montavo cose, ma sempre comunque cosette un po' così. Poi un giorno ho pubblicato su Facebook una foto del mio intaglio e The Webcam School mi ha scritto: perché non ci fai un video? E io lì ho detto, c'hai ragione, potrei anche caricarlo. E abbiamo fatto praticamente una mezza scommessa, diciamo, una mezza sfida di creare qualcosa con i draghi. Lui l'ha ricreato praticamente con l'amico, lui l'ha ricreato praticamente con gli origami e io con il legno. E da lì mi sono ritrovato praticamente che ho scoperto un mondo affascinante, perché vedevo che la mia arte veniva apprezzata. E quindi da lì ho iniziato, la prima spinta è stata da questo ragazzo, infatti, che dovrò sempre ringraziare, perché senza di lui non avrei iniziato. Infatti, se cliccate qui, andate sul suo canale. Ultima domanda, che tra l'altro è anche la mia preferita: quale superpotere ti piacerebbe avere? Quale superpotere mi piacerebbe avere? Ma questa è una domanda strepitosa. Penso due. Uno è quello di poter diventare invisibile o cambiare faccia, così che quando vedo qualcuno e mi rompe i coglioni, cambio faccia o divento invisibile e via. Oppure un altro pure è quello che la possibilità di leggere il pensiero, cioè diventi il padrone di tutto il mondo se leggi il pensiero. Ti metti là tranquillamente da un punto di vista lavorativo, capisci i gusti della gente e vendi quello che ti pare. Da un punto di vista sentimentale li spegni, perché è meglio non sapere l'altro cosa pensa, sennò poi ci stai male, o comunque te fomenti troppo e poi ci stai male, meglio di no. Deve essere naturale il sentimento, se poi cominci a leggere il pensiero hai finito. Ma quando stai in giro, ma vuoi mettere quanto t'ammazzi dai risate? E andiamo su. Anche se c'ha il suo lato negativo, cominceresti praticamente ad andare a vedere tutti quanti i pensieri brutti della gente. Però, grandi poteri comportano una grande responsabilità. Che vedevo da di. E queste sono state le 10 domande che mi ha fatto World of Amigurumi. E anch'io ho fatto 10 domande a World of Amigurumi. Infatti, andate qui sopra, cliccate qui sopra, penso che ci metterò o la mia mano o metterò il suo bannerino, e andate a vedere le sue risposte, anche perché non è solamente per il video, ma avrete scoperto un nuovo canale che realizza delle cose veramente molto belle. Se voi, ho sentito molti di voi a cui piace creare cose, per esempio mi avete chiesto come faccio a fare con il legno, consigli, questo ragazzo vi può dare tantissimi consigli su come fare gli amigurumi, ma veramente tanti, e poi è veramente veramente in gamba. Quindi andate a vedere il video, 2. Seguite il suo canale, 3. Guardate i suoi video, anche perché non vi costa niente. Poi, quando è, fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate e se vi è piaciuto questo tipo di video.
Noi ci rivediamo con un altro video la prossima settimana, e penso proprio con il legno. Se andate a vedere Instagram capirete già di che cosa si parla. Ho pubblicato una foto con il progetto in sé per sé e vi ho chiesto se vi piace l'idea. Se vi piace la realizzo subitissimo, anche perché è una cosa che vorrei attaccarmi in camera. È una cosa molto... che a me è proprio il cuore, è il mio cuore. Detto ciò, ringrazio ancora World Detto ciò, ringrazio World of Amigurumi e vi invito a mettere mi piace, a condividere il video ovunque, a chiunque, almeno in questo modo aiutate me e aiutate World of Amigurumi. E in più, più siamo, meglio è. Ciò vuol dire più idee, più cose, più collaborazioni. Posso portarvi quello che vi pare. E andate a fare un giro sulla pagina Facebook, sulla pagina Instagram. E penso basta, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti. Ah, se è la prima volta che vedi un video mio, io non faccio questo. Cioè, non faccio solamente questo. Io intaglio il legno. Vatta a vedere i video. Vatta a vedere il mio canale così capisci cosa faccio. Beh, ma detto ciò, ciao e al prossimo video!